Martedì 9 luglio 2019 la libreria Libraccio di Via Ceretani a Firenze sta per essere presentato per l'ennesima volta, perché è un libro che sta avendo un travolgente successo. Il libro Si stava meglio quando si stava peggio, con un grandissimo punto interrogativo, questo è l'amletico dubbio che ci hanno messo a noi lettori in testa gli autori del libro, Andrea Muzzi e Bruno Santini, che sono due famosi personaggi del mondo dello spettacolo. Oggi è presente solo Bruno Santini perché Andrea sta girando finalmente il suo primo film da regista, dopo averne girati tantissimi come attore protagonista o coprotagonista, soprattutto diretto da Alessandro Benvenuti, che è stato il suo mentore, il suo maestro di vita anche nel mondo dello spettacolo. E intanto vorrei ricordare ai telespettatori che l'editore è Sarnus, il libro è piacevolissimo, un sottotitolo che già introduce il lettore a quelli che saranno i contenuti che vi troverà: traumi del passato e del presente, ovvero dal fotoromanzo al selfie. Perché, Bruno, ci siamo nel corso degli anni complicati la vita con questi must della società che di volta in volta, decennio dopo decennio, nella quale abbiamo vissuto? Allora, non lo so. Tu hai detto prima un grande punto interrogativo ed è lì apposta, perché io non ho certezze. Io ho solo avevo una nonna che amava ripetere: si stava meglio quando si stava peggio, ma nella forma, come dire, esclamativa. È un discorso che non mi ha mai fatto impazzire, perché non capivo, io bambino, si stava meglio quando si stava peggio. E allora ci siamo divertiti a togliere quel punto esclamativo e a mettere un punto interrogativo e scoprire se davvero si stava meglio quando si stava peggio. Ora, o si pensava di stare meglio. Assolutamente. E allora l'unico modo per provare a trovare una risposta è cercare di prendere delle piccole cose, piccole o grandi, del passato, e scoprire il correlativo ai tempi di oggi. Quindi al lettore il compito di trovare la risposta, insomma. Noi ci limitiamo alla domanda. Che siamo in un periodo dell'anno di esami di maturità, certo, esami, certo, universitari, ti facciamo alcune domande come ti avrebbe fatto magari un professore, non che io voglia accreditarmi un ruolo che non è il mio. Per esempio, chi ce l'ha fatto fare di vedere Musicarelli, che all'epoca andavamo in tantissimo a vedere? Domenica scorsa, spippolando, ho visto su un canale Faccia da schiaffi con Gianni Morandi, avrà avuto 20 anni, forse 21, inguardabile oggi. Come facevamo a vedere Musicarelli con Tony Renis, Rita Pavone. Tu stai bestemmiando. Li rivedresti oggi? Ma io li rivedo, addirittura uscirono tempo fa in... Però un 14enne di oggi li guarderebbe. Però quelli erano perfetti per i 14enni, per si diceva teenager a quei tempi. Di quel periodo, ma insomma, tu pensa, i Musicarelli hanno davvero aiutato la musica leggera italiana in modo importante. Gli anni 60 ci regalavano briciole di musica, c'era solo la hit parade di Lelio Luttazzi. Tu notavi acutamente nel libro, poi il libro è a quattro mani, però chi vi conosce personalmente capisce benissimo. No, anche perché il passato l'ho fatto io e il presente l'ha fatto Andrea, ma non perché è più giovane, solo perché non ha più memoria e non ricorda neanche quello che ho mangiato il giorno prima, quindi ho detto vabbè, dai, il passato me ne occupo io e tutti occupi del passato. Avete ripercorso nel libro e ci avete fatto noi lettori ritornare a quei tempi. Per esempio il duplex oggi sarebbe impensabile. Cos'era il duplex? Diciamolo per chi ha meno di 60 anni. Sì, diciamo. No, intanto bisognerebbe, e guarda, nella copertina proprio del libro c'è proprio un duplex. Intanto bisognerebbe spiegare ai giovanissimi che questo qui è un telefono, perché è ben difficile capire dal cellulare che abbiamo in tasca adesso che questo era un telefono. Mia moglie, che è un'insegnante, ha fatto un esperimento, niente di straordinario, ma ha portato uno di questi telefoni in classe. Ecco, i bambini, lei fa le elementari, i bambini non sapevano fare il numero, perché siamo nell'era touch, quindi cercavano in qualche modo di premere sui numeri, quindi non sapevano, quindi capisci che noi diamo per scontato una serie di cose che assolutamente non è pensabile.
impensabile per la nuova generazione. Ora, quando arrivò il duplex, è vero, erano gli anni del boom, ma era un boom che ancora non era entrato in tutte le case. Con il duplex tu risparmiavi il 30% sull'abbonamento, e insomma una cifra importante. Però a quindi, volte stavi anche ore a aspettare che intere, isolato. Il socio, diciamo, l'altro perché il duplex finisse la telefonata. Oggi che se il cellulare ci si scarica per 30 secondi ci manda nel panico, quindi immagina impensabile. Quindi il duplex ai tempi di oggi sarebbe bocciato. No, sarebbe assolutamente, anche perché poi ai tempi di oggi risparmiare qualche spicciolo sul flipper. Noi non potevamo vivere senza flipper, tutti si aspettava di finire di studiare, di poter uscire e con le 50 lire di potersi giocare una partita a flipper. Oggi il flipper che gradimento avrebbe? No, assolutamente niente, però tu parli a uno che qualche tempo fa ha comprato un flipper degli anni 60 e se l'è messo in casa, pagandolo anche una cifra abbastanza alta, ma era troppo bello il fascino di questo ton 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 ton, questo meraviglioso. Oltretutto un oggetto anche di arredamento, flipper era anche molto bello. È chiaro che io ricordo, guarda, io lo dico, sono del 58, quindi ho 61 anni tra qualche giorno. Io ho proprio il mio confine con l'elettronica qui abbinata al gioco. E proprio da queste parti, sotto la stazione a Firenze, c'era un giochino del tennis. Ecco, questa cosa qui, non so se vi ricordate. Io ricordo che fino a quel gioco ci sono arrivato, riuscivo a starci dietro. Poi dopo non ne ricordo più uno, perché la mia testa è ferma al biliardino, al flipper e quindi... Le figurine. Oggi le figurine, non so, si fanno ancora, sì, vedo gli album. Certo, si fanno. Mannaggia, io le compro ancora da Panini, le richiedo l'album completo, loro me lo mandano, io ci incollo ancora le figurine. La cosa interessante qui nel libro, per esempio, è... C'è un capitolo intitolato proprio Cielo manca. No, la cellina, e attenzione che la cellina è un fatto che... Forse pochi ricordano, è proprio l'anello di congiunzione della figurina con la che si incollava con la coccoina, profumo meraviglioso di quella colla, e la figurina adesiva. C'è stato un interregno, una fase nel mezzo in cui il signor Panini inventò la cellina. Cos'era la cellina? La cellina era un triangolino biadesivo, lo si metteva sull'album, c'era proprio, tra l'altro gli album dove c'erano le celline sono i più interessanti adesso, perché sono completamente rovinati, perché la cellina ha proprio rovinato la carta, quindi ha fatto dei danni. Si metteva la parte adesiva sull'album, poi si raschiava col dito, si toglieva l'altra parte e ci si incollava. Quindi, qual era la tua figurina introvabile? Qual è stato il tuo incubo che non hai potuto completare un album perché non riuscivi mai a trovare? Io ero Pizza Balla, che era notoriamente... No, ce n'era uno della SPAL, non mi ricordo come si chiamava, Parola forse, non ricordo. No, ma io ero un buon mercante, io non avevo molti famiglia proletaria e non compravamo molte figurine. Però ero bravo a fare gli scambi, quindi a casa portavo diversi doppioni che prendevo dagli amici, insomma. No, ma la figurina è stata, io ricordo queste tasche sformate a scuola, perché portavamo i pacchi di figurine ed era bello. La figurina un amore mai tramontato. No, mai, ma guarda. Passiamo al jukebox, che era la colonna sonora delle nostre, soprattutto d'estate, quando si viveva più all'aperto che al chiuso, soprattutto al mare, era la colonna sonora della nostra vita. Possiamo definirla così, la colonna sonora. Cioè, la decidevamo noi e chi era con noi intorno al jukebox. Poi i tormentoni estivi, la canzone dell'estate. È bellissimo, 50 lire una canzone, 100 lire tre canzoni. Il jukebox è stata un'invenzione mica da poco, insomma, quando perché poi si sta parlando degli anni in cui si parlava di 45 giri. Io
guardo, anche se non vedo chi in questo momento mi sta guardando, ma se c'è un giovane gli parli di un 45 giri rischia di non capire. Quando si diceva il lato B, adesso il lato B è quello di Belen, a quei tempi il lato B era la canzone brutta del 45 giri. E ogni tanto usciva fuori la sorpresa che il lato B era più bello del lato A e sbancava. Volte, ma qualche volta succedeva. Quindi... E poi i fumetti, gli eroi dei fumetti che erano l'eroe della nostra infanzia, sì, della nostra adolescenza. C'ha ovviamente gli eroi che si merita. I miei si chiamavano Black Macigno, Capitan Michi, ovviamente Topolino, Corriere dei Piccoli, insomma. E i ricordi sono davvero. Io ricordo. Sono un collezionista, quindi ancora ho casa piena di questi. E la prima cosa che faccio quando acquisto un fumetto vecchio, mi prendono anche per scemo ovviamente, è sentire il puzzo, la muffa, insomma, di questi. Però erano, insomma, allora, erano tutti, sai, fumetti, eroi garibaldini, diciamo, nel senso che erano integerrimi, onesti, coraggiosi. Poi c'è stato lo spartiacque anche. Quando è arrivato Diabolik, poi Satanic e poi Alan Ford, che era un antieroe assolutamente, insomma, quindi assolutamente. Ma per esempio io nel libro parlo anche dei fotoromanzi, perché anche il fotoromanzo è un elemento da studiare. Io ricordo che poco più di 20 anni fa ero sul set del primo film da regista di Pieraccioni, I Laureati, e facevo il regista dei fotoromanzi. La Cucinotta era l'attrice di fotoromanzi, era la protagonista. La scena che si gira a Viareggio del fotoromanzo, manca un attore. Leonardo è venuto a trovare la Cucinotta. Allora, guarda, c'è bisogno di un attore, lo vestiamo da marinaretto, lui, se ben ti ricordi, pesta una cacca, e mentre fa il fotoromanzo, no, ferma, scusa, no, un momento, ho pestato una merda, via, sono a Visciupo Rullini. Ecco, questo mi ha fatto pensare. Appena poco più di 20 anni da questo film, i rullini non ci sono più, perché ormai sono tutte foto digitali, quindi i marciapiedi sono un po' più puliti, forse un po' più puliti, bene, questo si potrebbe aggiungere, ma soprattutto è sparito il fotoromanzo non esiste più. Se vai in edicola, già è difficile trovare le edicole ormai, ma se vai in edicola e chiedi un fotoromanzo ti guarda sgomento l'edicolante, perché non ci sono più. Quindi vedi, in 20 anni è sparito un genere che invece negli anni 60, 70, 80 aveva delle tirature mostruose. Ci sono alcune riviste Lancio che arrivavano a vendere delle cifre che adesso Sofia farebbero. Lorena, all'epoca si chiamava Sofia Lazzaro, è stata forse la prima diva del Ornella Muti, insomma, certo. Allora, ultima nostalgia per la cartolina, quando arrivava saluti e baci da località che oggi dove oggi nessuno andrebbe più in villeggiatura, no, tipo Vallombrosa, il Saltino. Ma io all'epoca, per un fiorentino che andava, era anche uno status symbol, dire mando la cartolina far vedere che io sono a Vallombrosa in villeggiatura, anche perché l'albergo di Vallombrosa aveva già le cartoline con l'albergo di Vallombrosa, insomma. Anche qui io consuma, certo, a Betone, insomma. Anche in questo caso ho scomodato Leonardo Pieraccioni. Un giorno mandò un post molto bello che ho riportato nel libro. Io gli mando subito un messaggio, dico: posso rubartelo, sto facendo un libro di questo, così. E lui dice: voglio, se ti può servire. Ecco, lui proprio racconta di questa avventura, la postina consegna una cartolina e chi è intorno a lui è stupito, dice: cos'è una cartolina? E lui racconta le varie fasi. Bisognava scegliere una cartolina, bisognava quindi pensare a chi andava la cartolina, bisognava incollare il francobollo, la sintesi, perché c'era uno spazio piccolo, quindi c'era tanto lavoro. C'era da leccare il francobollo, che era la cosa più sconveniente. Fortunatamente c'era da trovare la cassetta, e quelle se ne trovava tante, perché ce n'era tante. Però ecco, questo fa riflettere, cioè mandare una cartolina voleva dire davvero non solo pensare a una persona, ma
perdere del tempo per fare in modo che questa persona avesse, ottenesse una cartolina importante, insomma una cosa che un'investitura, era una cosa... Allora, tutte queste cose le potrete trovare nel libro e troverete anche tante fotografie che ci ricorderanno i manifesti, le affiche, come direbbero in Francia, dei musicarelli, e poi le copertine dei 45 giri e poi le canzoni dell'estate che duravano, come i film, duravano tanto tempo. Oggi un film, quanto sta, tu che sei un attore, sta un film? Adesso tre un giorni? Film, un weekend, e poi già il secondo sei, e anche sui cinema si parla di come si pensiamo andato. A Ben-Hur, che partiva tre mesi in prima visione, due mesi in seconda. Il ciclone, voglio dire, è stato anche un anno in una sala fiorentina, c'è stato addirittura un anno, quindi pensa un po', insomma, malizia. Io ricordo che proprio qui dove c'è questa meravigliosa... C'era prima il cinema Excelsior, esatto, proprio in questo. C'era l'Excelsior, io ci passavo con l'autobus e c'erano i manifesti di Malizia, ti ricordi Malizia, certo. Laura Antonelli, che diventavano ogni giorno più scoloriti, perché il sole li scoloriva e perché Malizia ci stette mesi. Come stette al cinema, al supercinema, per un pugno di dollari, che quindi, ecco, doveva stare un giorno, e ci stette per mesi e mesi. Assolutamente. Quello che volevo dirti è che, e volevo soprattutto dirlo a chi ci sta seguendo, che non è, ci tengo proprio a dirlo, un libro nostalgia, perché ricordare il passato anche prendendolo in giro, ma attenzione che c'è una parte importante che è quella di Andrea, quindi si parla del passato ma si vede il correlativo anche nel presente, e secondo me quindi è un modo per... Poi è corrosivo soprattutto nei confronti dei selfie, certo, chi abusa del selfie, chi abusa... Poi è un comico, sottolinea razza, anche... la stupidità di molte canzoni, certo, dei rapper. Certo. Quindi è una bella gara. Alla fine sono curioso davvero di capire se uno rimpiange qualcosa di... A fine anno faremo un referendum, sì, con l'editore, per vedere se fra i lettori c'è più nostalgia del passato oppure più paura dell'incombente presente. Non poteva non accompagnare una delle sue creature, l'editore del libro, Antonio Pagliai, che insieme al padre Mauro ha dato vita a una collana semiseria intitolata Linea B, ovvero Bischerate, collana semiseria giunta all'ottava pubblicazione. Come nasce questa collana e ovviamente questo libro vi rientra a pieno titolo? La collana nasce dalla volontà, da parte mia e della casa editrice, da sempre, di dare la dignità necessaria e più che meritata a quel tipo di produzione, che è umoristica, garbata, non volgare, che fa parte della fiorentinità, devo dire, della toscanità e dell'italianità. Quindi è un settore immancabile, secondo me, e sta all'interno di Sarnus, che è il contenitore che racchiude il meglio della tradizione, folklore, eccetera, vernacolo della Toscana, la nostra amata regione. E come nasce la collana? Nasce dopo un'esperienza di una collana edita da Polistampa, quando fondai nel 2003 la sigla Sarnus. A un certo punto arrivano due amici di amici con questa proposta, Goodbye Careggi, reduci da un successo strepitoso con un editore, era già un libro edito, con le peggiori scemenze ascoltate dai telefoni del centralini di Careggi. Uno dei due era centralinista e mi proposero una nuova versione, che poi fu adottata per il teatro, ha avuto un grandissimo successo, è stata fatta e rifatta da Katia Beni e dalla Meacci, tantissime repliche in tutta Italia, ha avuto mi pare 17-18 mila copie vendute, tante ristampe. Da lì nasce la collana, nel quale ho voluto inserire i miei cari amici Santini e Muzzi, che hanno portato una cosa deliziosa, perché è lievemente umoristica. In realtà è un libro pieno di contenuti e pieno di spunti per destare riflessioni profonde su chi siamo, cosa sono le mode, cosa sono invece, cos'è il costume profondo, perché 30 anni fa ci comportavamo in un modo, consideravamo alcuni oggetti indispensabili, immaginavamo che non ce ne saremmo mai privati, invece ci accorgiamo che oggi abbiamo altri totem, altre
altri costumi, ma altre dipendenze, e quindi ci fa riflettere su cose molto, molto più serie di quello che può sembrare una prima lettura superficiale. Sembrano bischerate, ma sono cose serie. Tutte le bischerate sono serie in realtà. Beh, e tutte le cose serie si possono prendere in ridere. Dove potranno andare ad acquistare questo libro i nostri telespettatori fino da domani mattina? Magari per portarselo sotto l'ombrellone nel prossimo mese d'agosto. Questo libro ha avuto la fortuna di essere anche molto ben distribuito nelle iper Coop di tutta la Toscana e nei più importanti supermercati Coop della Toscana, ma lo troviamo in tutte le librerie, lo troviamo alla libreria per esempio di Via Ricasoli, quella della casa editrice nostra, quella cioè del Teatro Niccolini, lo trovate nelle cartolibrerie, è molto diffuso e molto presente.